benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sharon, un'insegnante di scuola primaria, ed oggi vi guiderò nella comprensione di un concetto matematico molto interessante. Stiamo parlando del confronto tra frazioni. Se vi va, lasciate un like ed iscrivetevi al nostro canale. Buona visione! Partiamo innanzitutto da cosa significa confronto tra frazioni. Confrontare due frazioni vuol dire riconoscere tra due frazioni quale è la minore e quale è la maggiore. Per riuscire a farlo sarà semplicemente necessario seguire due regole. Vediamole nel dettaglio. La prima regola va applicata alle frazioni che presentano lo stesso numero al denominatore, come in questo caso. Secondo tale regola, se due frazioni presentano lo stesso numero al denominatore, è maggiore la frazione che presenta il numeratore maggiore. Osservando i nostri esempi, ci rendiamo conto che, mentre il denominatore è uguale, i numeratori sono diversi. Quindi, per confrontare adeguatamente queste due frazioni, dobbiamo controllare i numeratori. Da un lato abbiamo il 3 e dall'altro il 7, per cui la frazione 7 quinti è maggiore rispetto a 3 quinti. La seconda regola, invece, si applica alle frazioni che presentano lo stesso numero al numeratore. Secondo tale regola, se due frazioni presentano lo stesso numero al numeratore, è maggiore la frazione che presenta il numero minore al denominatore. Osserviamo le nostre frazioni. Da un lato abbiamo 6 ottavi, mentre dall'altro 6 settimi. Il numeratore è uguale, mentre il denominatore è diverso. Dato che il numeratore è uguale, dobbiamo controllare il denominatore. Da un lato abbiamo l'8, dall'altro il 7. Ricordatevi che, secondo questa seconda regola, è maggiore la frazione che presenta il denominatore minore. Quindi 6 settimi sarà maggiore rispetto a 6 ottavi. Bene, questa video lezione termina qui. Spero vi sia stata utile per comprendere il concetto di confronto tra frazioni. Ci vediamo presto! Ciao!